Science. Ecco una pagina originale di musica scritta da Franz Schubert, prima della morte, nel 1828. Quasi due secoli più tardi si utilizza un metodo innovativo messo a punto da scienziati tedeschi. Si va a caccia della filigrana, una piccola immagine o un modello che tutti i vecchi fogli di carta hanno da qualche parte. Invece di adoperare una luce per esaminare il foglio, si sfrutta l'infrarosso, che non viene oscurato dall'inchiostro o dal colore. Il foglio è posto fra una superficie piatta e la telecamera che lo scandaglia. Nel momento in cui metto il foglio di musica sulla superficie calda, scorgo la filigrana che posso registrare e trasmettere al computer. Da questa breve sequenza posso cercare l'immagine in cui la filigrana è alla sua massima chiarezza, con più contrasto, senza le tracce di inchiostro. Questo è il principio. I maggiori produttori di carta in Europa aggiungevano ai loro prodotti la filigrana. La carta era un prodotto importante, costoso. L'aggiunta di una filigrana era il modo con cui le cartiere timbravano il prodotto, come l'aggiunta di un logo dal quale si possono trarre molte informazioni. Le filigrane sono molto importanti quando si studiano i manoscritti per determinare l'età del documento e la posizione in cui è stato scritto. Siamo in grado di scoprire dove un documento sia stato scritto ed anche datarlo più facilmente. Questa tecnologia è stata sviluppata dai ricercatori del Fraunhofer Institut di Braunschweig e della locale università. La telecamera può essere usata per rintracciare la filigrana in opere d'arte, come quelle del Museo delle Stampe e Disegni a Berlino. Tuttavia il costo del sistema è notevole, 100.000 euro. Bisogna quindi attendere il passo successivo, quando sarà più economico e a disposizione anche di piccole e medie aziende.